Questo è un meeting, non è un incontro, non è un corso, non l'abbiamo voluto chiamare infatti corso, è davvero un meeting per poter parlare di un tema che è collegato ovviamente alla piattaforma, secondo me di grandissima attualità, e il fatto di avere te come ospite, insomma, ci permette di andare un po' a parlare delle cose dal vivo, insomma, veramente prenderlo un po' dalla parte di chi ci lavora tutti i giorni. Quindi è interessante secondo me questa cosa che ovviamente non viene fatta sugli altri media. Ok, io direi 18:33, si stanno aggiungendo ancora persone, siamo ben 55 persone collegate, ma direi che possiamo partire. Quindi, tanto per quanto riguarda questo webinar, ricordo a tutti che comunque il webinar verrà registrato, quindi eventualmente ci sarà la possibilità di poterlo rivedere. Per chi ancora per chi non è riuscito a collegarsi, quindi potrà rivederlo anche più tardi, insomma, verrà mandata una newsletter a tutte le persone che si sono iscritte e comunque verrà mandata una newsletter a tutti gli iscritti di Trusters. Allora, grazie a tutti i partecipanti e ripeto, sono molto contento di vedere una partecipazione così ampia perché, insomma, 58 partecipanti per insomma, la nostra piccola operazione di comunicazione è un risultato sicuramente per noi eccezionale. Quindi grazie, vuol dire che grazie soprattutto appunto a Stefano Bettanin, che è il nostro ospite, Stefano che è anche un amico, insomma, amico di Trusters, amico personale, quindi insomma mi fa piacere poterlo vedere, poter comunicare con lui e fare questa cosa che avevamo in mente in realtà avevo in mente da un po' di tempo, Stefano. Quindi adesso ti lascio parlare. Titolo, abbiamo voluto scegliere un titolo che ovviamente è contemporaneo, quindi la gestione immobiliare ai tempi del Covid-19, perché è chiaro che è cambiata la gestione immobiliare, diciamo che è cambiata la nostra vita da un giorno all'altro, quindi conseguentemente è cambiato anche l'approccio al lavoro e ovviamente anche a una professione come quella della gestione immobiliare. Stefano, allora intanto ti chiedo un po' di presentarti, insomma, ai nostri partecipanti che nel frattempo sono diventati 60, quindi una bella platea di persone, direi meglio di un incontro fatto dal vivo, perché è difficile raccogliere così tante persone, quindi un po' la magia del web ci sta aiutando. Sì, buonasera a tutti, grazie Andrea e buonasera a tutti i partecipanti. Io sono Stefano Bettanin, sono l'amministratore e fondatore di Rentopolis. Rentopolis è una società di property management, è nata come società di property management e pertanto è una di quelle società, adesso se ne sente anche molto parlare, di gestione di strutture cosiddette extra ricettive, ovvero tutte quelle strutture, diciamo, mi vedete? Visto che è Sì, andato via. non so cosa è successo, qualcuno ha fatto lo share, il bello della diretta, aspetta. Non so cosa ha fatto. Ok. Aspetta, Andrea Cassata, mi Olio. pare che stai. Arrivo. Perfetto. L'ho bannato. Ok, quindi niente, vi dicevo appunto, sono fondatore di una di quelle strutture che gestisce appunto immobili per quelli che erano definiti affitti brevi. Poi magari ne discuteremo anche nel corso di questo webinar sul come cambierà anche il mondo degli affitti brevi, che cosa succederà sul mondo degli affitti brevi. Oltre a questo, sono anche presidente di Property Managers Italia, che è l'associazione nazionale di categoria che rappresenta appunto le aziende che gestiscono strutture cosiddette extra ricettive, quindi la cosiddetta ospitalità residenziale, che significa ospitalità in appartamento, ville o comunque strutture che non siano fondamentalmente le strutture classiche ricettive, quindi gli hotel, per capirci. Perfetto. Fenomeno che, come sapete, è nato ai tempi, è nato, esiste da tantissimo tempo, ha avuto una grossissima diffusione ai tempi di Airbnb e
curioso vedere come questo fenomeno qua sia nato in un momento di crisi, nel senso che lo short term si è sviluppato ed è nato in Rentopolis stessa, è nato in risposta a quella che era il tempo una crisi finanziaria e se volete anche una crisi immobiliare, per cui c'era la necessità di un qualcosa di nuovo. E più o meno 10 anni fa, perché parliamo del 2011, è stato quando abbiamo iniziato a ragionare su Rentopolis, ma in generale quando comunque iniziavano anche a fiorire queste società di property management, che poi hanno avuto il boom nel 2015 con l'Expo a Milano. Lì c'è stata proprio un'esplosione. Nel 2017 c'è stata addirittura una legge che disciplinava questo fenomeno. Certo. E anche recentemente si leggeva prima di questi tristi avvenimenti che ci stanno colpendo, si leggeva come si volesse regolarizzare il fenomeno che portava spesso a una desertificazione del centro. E certo. È curioso ripensarlo adesso, a distanza di 1 mese e mezzo, come gli scenari si siano totalmente capovolti rispetto a quelle che erano le proposte che venivano fatte al tempo dal governo fondamentalmente, certo. o da varie amministrazioni locali, penso a Firenze, penso a Roma, altre città che da un certo punto di vista vivevano invece lo spopolamento da parte dei residenti e l'assalto, diciamo, dei turisti, no? Così veniva definito. Ecco, Stefano, una curiosità, perché tu non nasci property manager, cioè la tua carriera non è partita da lì, no? Quindi no. È partita da qualcosa di un po' diverso. Sì, io facevo l'avvocato, ho fatto l'avvocato per tanto tempo, mi occupavo di bancario, finanziario, operazioni straordinarie, societario, diciamo, e ho incentrato per tanto tempo la mia carriera appunto sulla professione forense, su quello che viene definito avvocato d'affari, diciamo così, ovvero quegli avvocati che si occupano più della parte contrattualistica che non magari delle parti contenziose, quindi il contenzioso in tribunale o quant'altro. E sì, anche il mio percorso di studi, ho studiato appunto a Londra, ho studiato negli Stati Uniti, quindi ho seguito un iter per cui ero convinto di fare questa professione. Quando poi alla tenera età di 33 anni ho capito che non era quello che mi piaceva fare e ho con altri soci ho iniziato, insomma, ho costituito Rentopolis e ho completamente cambiato aspetto. Mi viene da dire, non era così divertente stare in uno studio di avvocati, mi viene da dire, no? Ma sai, secondo me penso che la professione forense sia fatta per chi è un amante del diritto, cioè chi fa l'avvocato deve essere secondo me proprio amante del diritto, gli deve piacere lo studio del diritto e quant'altro. A me personalmente piace molto il diritto, perché sennò non avrei studiato giurisprudenza e non avrei intrapreso questa carriera, però non mi vedevo come, cioè non vedevo come futuro questo. E ripeto, ed è nato anche, a dire il vero, per una serie anche di vicissitudini lavorative, nel senso che è nato in un momento di crisi in cui di fatto c'era, passatemi il termine, poco lavoro anche in questi grossi studi, e io in particolare al tempo lavoravo nell'ambito del project finance, che significa tutta la parte appunto di energia alternativa, eolico, fotovoltaico, ed era i tempi in cui lo Stato aveva iniziato a chiudere i rubinetti di quelli che erano le varie agevolazioni, quindi il lavoro era calato. E ribadisco, è nato comunque Rentopolis in una situazione di necessità, come di fatto stiamo vivendo adesso e come secondo me fra qualche mese ci ritroveremo, forse ancora più forti di prima, immagino, con degli impatti, con delle criticità più forti di prima. Quindi la crisi in realtà ha creato un'opportunità, diciamo, era bello questo parallelismo che, insomma, che è reale, perché comunque molti di noi si sono poi dovuti, tra virgolette, riciclare o reinventare, rinnovare, sì. Insomma. Esatto, ma sono convinto che anche in questo caso qua, poi ne parleremo, sarà necessario
anche per chi fa il mestiere del property manager o che comunque l'ha fatto in maniera classica, sarà necessario reinventarsi sotto tanti punti di vista, sia da un punto di vista di distribuzione, quindi i canali che vengono utilizzati, e sia secondo me, e qua è molto interessante anche proprio la parte di Trusters, quindi della piattaforma di real estate crowdfunding, sia anche da un punto di vista di operazioni di investimenti che si andranno a fare. Cioè, mi spiego meglio, purtroppo questa crisi qua colpirà in maniera più o meno pesante tante aziende. E anche come presidente dell'associazione sento purtroppo tanti colleghi che sono già in grossa difficoltà, alcuni stanno anche già ragionando di chiudere, comunque hanno dovuto ridurre le risorse, cioè ci si trova, il turismo purtroppo è il primo settore a essere impattato, nel senso che nel momento in cui succedono queste cose qua, l'unica cosa che tu puoi fare è tirar giù la sala cinesca. Leggevo i rapporti anche a livello numerico, nella città di Milano stiamo parlando di un livello di cancellazioni pari al 94%. Chiaro. Però purtroppo su media nazionale stiamo parlando comunque di numeri che rasentano il 90%, Roma, Firenze, e questo impatterà tante città. Ecco, prima di entrare nei numeri, no? Quindi sì. Spieghi, allora, molti che sono collegati lo sapranno già, però giusto per dare un'infarinatura a tutti, che cosa fa il property manager? Cioè, che è una parola, che cosa racchiude la parola del property manager, cioè la professione del property manager? Sì, allora il property manager può essere definito come gestore, fondamentalmente. Okay. Gestore, dove dietro la professione del property manager è anche una delle cose che mi piacciono del mio lavoro, si racchiudono tutta una serie di professionalità molto peculiari, nel senso che un property manager deve saperne di hospitality, deve saperne di marketing, deve saperne di tecnologia, perché questo settore è estremamente innovativo. Non a caso molto spesso le società che fanno property management vengono definite anche PropTech, okay, ovvero Property Technology, quindi l'impatto tecnologico in questo settore è altamente richiesto. Si pensi agli smart locker, si pensi alla domotica, si pensi ai software di gestione, ci sono tantissimi aspetti. E poi ovviamente deve saperne anche di operation, di coordinamento, quindi a tutte le attività che possono essere fatte nella day by day, pertanto anche coordinamento, non so, delle squadre per l'housekeeping, coordinamento della manutenzione. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti nel property manager, nel gestore, che sono molto più peculiari di come era definito il gestore nel passato, dove magari per gestione si trattava semplicemente di verificare quali erano, non so, i contratti di locazione a scadenza e non so, magari raccogliere quelle che potevano essere i vari canoni di locazione, cose di questo tipo. Invece è un mestiere che si è estremamente evoluto ed è diventato anche molto competitivo, perché ha visto l'ingresso, ha visto intanto delle movimentazioni macroeconomiche, anche di colossi. Si pensi a Booking, si pensi a Expedia o Maui, ma si pensi anche a società tipo Oyo indiana o Sonder americana, che vengono ora definite come unicorn. Stiamo, certo, parlando di società che sono state capitalizzate milioni di dollari. Mi sembra Sonder, parliamo di 240 milioni di dollari. Quindi si sono creati anche delle società molto grosse, perché comunque è un business estremamente interessante, estremamente appealing. Il property manager fondamentalmente è chi gestisce appunto strutture extra ricettive, cosiddette residenziali, non so come lo si vuole definire, insomma, questo turismo residenziale. Esatto, un'alternativa, diciamo, quindi alla ricettività classica, okay, che però, mi sembra di capire, non lavora solo con i turisti, cioè non è, il focus non è solo turistico, è un po' più ampio, giusto? Corretto, sì, infatti molto dipende ovviamente dalla peculiarità delle città, nel senso che in base all'ubicazione delle strutture cosiddette
ricettive, extra ricettive, come le vogliamo definire, molto spesso appunto si presta a un mercato che non è solo esclusivamente turismo, ma è anche di business, certo. Ovvero soprattutto città come Milano, ma anche città, se volete, come Roma, come Firenze, come Bologna, tantissimo, nel passato hanno proprio, in passato, adesso purtroppo, date anche le chiusure che ci sono stati, si sta soffrendo anche da questo punto di vista. Però nel passato era un mercato, una piazza che era molto più business oriented, si apriva molto a un mercato B2B e penso anche, poi non voglio anticipare, magari ne parliamo dopo, sia un po' anche il futuro del property manager, secondo me. Nel senso che il property manager deve iniziare, probabilmente appena riprenderà, perché sicuramente si riprenderà, come in tutte le crisi, si ripartirà e si ripartirà più forte di prima. Il primo settore, il primo segmento che rinizierà a mettersi in moto sarà quello cosiddetto del medium term più che dello short term e sarà, secondo me, molto spostato, molto spinto da un punto di vista proprio di business. Certo. Allora, vabbè, giusto, c'è già sulla chat Giovanni che fa una giusta osservazione. Vabbè, c'è anche un po' la parte commerciale insita in noi, cioè nel senso anche tutto un messaggio commerciale, vabbè, che comunque leggete nella chat. Secondo me dice una cosa giustissima: in questo periodo di blocco totale probabilmente è il momento di pensare al business riducendo i costi di gestione per massimizzare il margine. Cioè immagino che tutti ci siamo ritrovati a rifarci i conti, no, in tasca, quindi è chiaro che il classico vecchio detto di, insomma, di tenere sempre al minimo quelli che sono i costi fissi, riducendoli al massimo, è qualcosa che per un imprenditore è un must. Secondo te come si può gestire questa cosa? Cioè in quale modo dove si può ridurre i costi? Dove si possono fare dove si potrebbe risparmiare, ad esempio, vista la tua esperienza? Ma allora, a parte ovviamente le classiche riduzioni di costi di struttura, nel senso che più in questo momento qua una società è flessibile, più oggettivamente può permettersi di sopravvivere, perché di questo stiamo parlando. Purtroppo questo settore qua, ribadisco, è stato colpito molto duramente e molte società non riusciranno a sopravvivere. Vedo, secondo me, un segmento molto interessante sul risparmio dato dalla disintermediazione, ovvero questo settore qua si basa ovviamente sul marketing e pertanto sulla visibilità sul web, è dato soprattutto dal web, anche perché nel passato, adesso questo è un altro spunto da capire cosa succederà in Italia, nel passato ovviamente questi siti davano una visibilità worldwide e permettevano di far conoscere delle strutture al proprio guest, al proprio ospite che arrivava dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Australia, quindi dall'altra parte del mondo. Ovviamente ha un costo, nel senso che queste grosse piattaforme, fra cui Airbnb, Booking.com, Expedia, solo per citare HomeAway, solo per citare le più famose, avevano dei costi anche estremamente elevati. Quello che io penso è che adesso bisognerebbe molto lavorare nel potenziare dei canali anche propri, parlo dei propri siti o quant'altro, perché secondo me cambierà moltissimo il modo di viaggiare, sicuramente, e cambierà moltissimo il modo anche di pubblicizzare queste strutture. Penso che questi siti qua, questi grossi colossi che avevano quasi il monopolio nel passato, si trovano in difficoltà, perché sono tutti siti che lavorano su base commissionale, commission based, come dire, di fatto non si sta muovendo nessuno. Noi tra l'altro come Rentopolis lavoriamo in tutto il mondo, fra cui lavoriamo in Thailandia e lavoriamo a Miami, quindi abbiamo proprio visto come questa cosa sia partita, diciamo, dalla Cina e abbia in primis toccato proprio la Thailandia, che adesso sembra quasi se ne stia uscendo, si è arrivata in Europa e si è esplosa con tutta la parte italiana e stia lentamente si stia spostando verso l'America. Ecco,
questo è un grande vantaggio, cioè quello di avere una visione globale, no? Quindi poter dire, guarda che questa cosa si sta spegnendo da questa parte, si sta riaccendendo da un'altra parte, quindi tu hai questa esperienza. Tra l'altro non abbiamo citato, diciamo, i numeri di Rentopolis, perché oggi sei in qualità, diciamo, di CEO e founder di Rentopolis. Sì. Quindi Rentopolis è in tutto il mondo, quindi mi viene a dire... Sì. Okay. In tutto il mondo no, però siamo in tanti paesi nel mondo, siamo probabilmente l'unica realtà italiana che ha spostato il proprio modello all'estero, perché appunto abbiamo sempre avuto una vena innovativa e tecnologica, abbiamo puntato tanto su questo e ci ha permesso di essere scalabili fondamentalmente. Interessante. Ecco, Marco, tra l'altro, aspetta che... È successo ancora qualcosa? Fammi vedere. Non lo so perché qualcuno... Adesso ti vedo bene. Mi vedi bene? Ok. Qualcuno prova a fare lo share? Ha voglia di condividere qualcosa? Vi chiedo di non, tra virgolette, non fare lo share. Abbiamo lasciato abilitate, diciamo, tutte le possibilità, ma ecco, per poter comunicare, ma vi chiedo cortesemente di non fare lo share. Invece in qualità di presidente dell'associazione di property manager, Marco ad esempio ci chiede i contatti, se puoi darli, insomma, anche perché certo, vai in doppia funzione, insomma. Certo, guarda, l'associazione si chiama Property Managers Italia e il sito è www.propertymanagersitalia.it e l'email è info@propertymanagersitalia.it. Tra l'altro, come associazione, proprio dato il momento anche particolare di crisi e di necessità, ripeto, come associazione ultimamente sto lavorando veramente tanto per cercare di portare avanti le richieste della categoria, abbiamo deciso di dare la quota associativa gratuitamente per tutto il 2020, in modo tale che chiunque si possa iscrivere gratuitamente, e chi invece si è già iscritto nel 2020 spostare e dare tutto il 2021, proprio per permettere, perché stiamo continuando a aggiornare con newsletter, con iniziative che vengono fatte, informazioni, e ovviamente un susseguirsi, nel senso che ogni si vede l'altro giorno con l'ordinanza di Fontana della Regione Lombardia, dove appunto diceva di chiudere anche le strutture ricettive, imponeva addirittura di mandare fuori di casa entro 72 gli ospiti, in 72 ore gli ospiti che erano all'interno. Per fortuna siamo in... Insomma, è giusto, per amore del cielo, noi non sorridiamo per le misure che devono essere giuste. No, certo. Magari, insomma, alcune... Serve anche un po' il buon senso, mi viene da dire, no? Quindi infatti adesso pensare alle persone mi sembra un po' esagerato. Infatti poi è intervenuto, abbiamo scritto al governatore e poi sono intervenute delle specificazioni in cui si è detto, insomma, quali sono ovviamente i casi limiti, perché il rischio era del state tutti in casa e noi ci trovavamo a cacciare la gente di casa, cioè mandarla in strada. È un po', insomma, davano un po' fastidio queste cose. Senti, sono uscite due cose, secondo me, cioè, tutte cose interessanti. Mi sono segnato che secondo me anche il fatto di quanto è importante oggi non essere da soli contro, vedi, questo che è un'emergenza. Questa è una cosa che ho provato sulla mia pelle, no? Cioè il fatto di poter contare su qualcuno e non essere da soli contro un mostro che oggi è quello del Covid, a cui, diciamo, possiamo far poco se non stare in casa e stare tranquilli, non contagiare altre persone, però magari possiamo riorganizzarci. Quanto è importante secondo te essere un buon numero di persone, di cervelli che magari possono confrontarsi trovando soluzioni alternative? Quindi sto parlando chiaramente dell'associazione, senza fare lo spot, cioè in maniera... È un'associazione senza scopo di lucro, quindi non è assolutamente uno spot. Quello che facciamo in associazione, quello che faccio e che fanno tante persone che mi aiutano in associazione è a titolo assolutamente gratuito e lo facciamo perché crediamo nella causa. È fondamentale, nel senso, adesso più che mai, secondo me, si vede anche i messaggi che passano è quello di essere uniti. Anche se siamo divisi, siamo in isolamento, bisogna stare uniti.
l'associazione ancora di più ha bisogno dell'unione, sia a livello rappresentativo, sia a livello anche di persone che si stanno dando da fare, che ci stanno dando una mano proprio per rappresentare questa categoria qua. Quindi assolutamente, insomma, è fondamentale in questa fase qua. Sia come società, devo dire, anche come Rentopolis è molto importante l'unione, perché in un momento in cui, come dicevo, cambierà il mercato, perché cambierà il mercato, è un dato, è oggettivo, sarebbe come mascherare, mettersi la mascherina invece che davanti al naso e alla bocca, mettersela davanti agli occhi, non pensare che il mercato del turismo cambierà, perché è un dato di fatto. E pertanto in questo caso qua anche l'unione degli skills, soprattutto se trasversali, sono molto importanti e permettono di innovare, permettono di trovare soluzioni che adesso necessariamente devono essere trovate. Ecco, sì, io trovo che allora, nella cosa, diciamo, brutta che ci è capitata a tutti, insomma, questa tragedia, perché comunque non dimentichiamo che sono morte tante persone, credo che come tutte le crisi, l'hai detto all'inizio, no? Le crisi ti fanno riflettere, sei obbligato a, diciamo, modificarti, cambiare pelle, riadeguarti, trovare soluzioni. Credo che essere in questo momento a non affrontare questa situazione da soli sia meglio, sia un bel vantaggio. Ecco, quindi trovo che nella negatività di questa operazione, di questa cosa che ci è capitata a tutti, il fatto di magari essere insieme a escogitare delle soluzioni può essere una cosa interessante. Purtroppo gli italiani hanno questo brutto difetto, fanno un po' fatica a fare squadra, a mettersi insieme, a trovare delle soluzioni, come dire, a fare massa critica, perché poi non scordiamoci che siamo tra i paesi, tra la meta più sognata dai turisti stranieri, ad esempio, se parliamo di turismo, no? Quindi siamo un paese estremamente, e credo che lo saremo ancora, non penso che per questa cosa qua cambi l'appeal del nostro paese. No, però sicuramente no, penso, come ti dicevo, che secondo me però anche analizzando, poi se vuoi ne parliamo anche un po' di dati, anche analizzando quello che è successo durante la SARS, quindi stiamo parlando dell'ultima, diciamo, epidemia, anche se non ha avuto gli stessi effetti che sta avendo adesso, anche analizzando quello che era successo nel passato, si presume che quello che sta avvenendo si è dato un orizzonte temporale di 3 mesi per iniziare a riprendere lentamente quello che può essere, insomma, lo stile di vita. E dopo 6 mesi sarà tornati a riavere, diciamo, un flusso di prenotazioni simili a quelli che si aveva nel passato. Considerate okay. Però che la SARS ha colpito ed è stato molto meno invasivo, molto meno distruttivo anche, direi, di quello che stiamo vivendo adesso. Quindi sono numeri, sono stime che però temo siano stime prudenziali. Quindi sicuramente l'Italia tornerà ad esserlo, però secondo me oggettivamente dobbiamo pensare, insomma, che lo stiamo posticipando almeno al 2021. Ok, quindi diciamo, se tu dovessi fare una previsione, prevedi che le cose potrebbero tornare alla normalità da qui ad un anno, 12 mesi. Per quel che riguarda lo short term, inteso come turismo, sì. Okay. Nel mese però penso, questa è la mia idea, anche informandomi, cercando anche di leggere un po' di studi, io penso che a settembre, verosimilmente, si riniziano, da un punto di vista perlomeno italiano, ad esserci spostamenti, ad esserci... Si rimette un po' in moto la macchina della gestione immobiliare, e non parlo volutamente del short term del turismo, ma della gestione immobiliare, proprio perché ecco. Secondo me saranno da cogliere delle opportunità che sono diverse rispetto a quelle che sono state nel passato. Nel senso, spiegandomi meglio, se nel passato comunque c'era un mercato prevalentemente straniero, dove appunto determinate strutture potevano permettersi anche magari di non essere rinnovate o innovate e comunque beneficiavano di un flusso di turismo
se volete, regalato per quella che sono le caratteristiche del nostro paese, la morfologia del nostro paese, la bellezza del nostro paese, adesso secondo me invece sarà anche necessario ripensare tutta una serie di aspetti, quindi ripensare le strutture ricettive, approfittarne per sistemarle, ripensare anche magari alla resa, diciamo, di marketing delle strutture ricettive, quindi come vengono pubblicizzate, come vengono, dove vengono pubblicizzate, come vengono descritte. E come vi dicevo, penso che sarà un turismo, almeno per i primi mesi, prevalentemente italiano. Sì. E immagino anche che sia un turismo che si muoverà nel fine settimana, o comunque faranno weekend lunghi, perché banalmente, voglio dire, il primo strumento che stanno utilizzando adesso le aziende è quello di o cassa integrazione o prima ancora far utilizzare le ferie ai propri dipendenti. Certo. A tutti i livelli, quindi nel momento in cui si dovesse riprendere appunto nel momento in cui riprenderà, perché riprenderà e sicuramente come in tutte le crisi riprenderà più forte di prima, vediamo anche. Ecco, quindi messaggio ai negativi, sai che ci sono quei negativi che un po' ci godono anche essere negativi, signori, il virus finirà, cioè ci sarà un momento in cui passerà, ce lo saremo dimenticato. Lo ribadisco perché dimenticatemi il video allucinante, cioè vedo dei video assurdi. Comunque qualcosa che avrà una fine questa roba. Quindi, sicuramente. Allora, dimenticato direi di no, mi auguro di no, perché comunque certo, secondo me è anche giusto che nella gestione di quello che sta succedendo impariamo anche da certi errori che magari sono stati fatti. Quindi quello no, e sicuramente penso anche che molte abitudini cambieranno, anche dal punto di vista immobiliare. Penso che sicuramente cambierà molto da questo punto di vista, a causa anche dell'isolamento che siamo costretti a fare e che temo che purtroppo non corra il rischio anche di ripetersi. Anche ho visto anche da studi che sono stati fatti da università straniere, si teme che comunque, essendo un'influenza, o meglio, essendo un virus che deriva dall'influenza, significa che nei periodi di maggior contagio, che è l'inverno, c'è il rischio che ci sia di nuovo, e c'è di nuovo il rischio di presentarsi, certo. Esatto, esatto. E da questo punto di vista è interessante pensare come magari, se adesso ci troviamo anche costretti, questo ovviamente non riguarda solo la gestione, ma ha un riflesso importante anche sulla gestione. Ci troviamo costretti a fare dei periodi di quarantena sia presso la nostra casa, sia presso la casa di terzi, di gestori, perché noi abbiamo tanti ospiti che sono forzatamente dentro le nostre abitazioni. Abbiamo anche medici e infermieri a cui stiamo offrendo gratuitamente le nostre abitazioni adesso in zone critiche, come non solo come Rentopolis, ma anche come associazione nazionale. Sicuramente, secondo me, l'italiano ancora di più investirà sull'abitazione, cioè preferirà probabilmente avere un balcone, avere un terrazzo, rispetto magari ad avere l'ultimo modello di macchina. Investirà molto probabilmente su questo settore. Certo. Aspetta che metto in muto. Ecco. Guarda Stefano, ti faccio un paio di domande che appunto ti rigiro un paio di domande che vedi nella chat. Certo. Quindi Lorenzo Angelini chiede: qual è la vostra posizione sullo sviluppo della blockchain in ambito immobiliare e soprattutto avete in programma qualche progetto con lo sviluppo di questa tecnologia in ambito turistico? Scusami, cambiamo un po', ma è giusto dare anche un po' di spazio alle persone che sono iscritte. Quindi, chi le ha fatto la domanda, come si chiama? Lorenzo Angelini. Lorenzo, hai toccato un punto secondo me estremamente interessante. Io ti dico, sono un po', se vuoi, anche per la vena tecnologica che ha Rentopolis, nel senso che noi siamo su molte cose, siamo stati anche un po' i precursori su determinati aspetti, tipo l'utilizzo della smart home all'interno delle nostre case, quindi tutta la parte di domotica, controllo dei consumi, l'utilizzo di gestionali e quant'altro. E credo fermamente che l'utilizzo della blockchain sia il futuro da questo punto di vista. E non parlo solo della parte di, chiamiamole, criptovalute, dove certo, secondo me avrà comunque un grosso sviluppo. Si pensi adesso all'open banking che stava avvenendo prima di questa crisi qua in Inghilterra.
c'erano dei sistemi di trasferimento proprio di bonifici totalmente gratuiti e immediati, che è un po' un primo timido passo che hanno dovuto fare le banche nei confronti di quello che è il sistema delle criptovalute e quant'altro. Ma indipendentemente da questo, e già anche il governo italiano si è mosso da questo punto di vista, c'è tutto un sistema di certificazione, pensiamo ad esempio alle certificazioni dell'identità delle persone. Anzi, adesso secondo me ha maggior ragione. Ancora di più. Esatto, a maggior ragione ancora di più, certificazione dei contratti, contratti di locazione, anche se sono contratti magari di 3 giorni, è richiesto comunque la forma scritta di un contratto. E ovviamente pensare di andare fisicamente dal proprio guest che arriva, fargli firmare il contratto di locazione, farlo registrare facendo la fila all'Agenzia delle Entrate, adesso più che mai diventa preistoria. E quindi secondo me la blockchain sarà molto molto interessante da questo punto di vista. Assolutamente, questa è un'altra lezione che è un'altra cosa, secondo me, positiva di questa brutta crisi, cioè il fatto che siamo costretti a trovare anche alternative. Alessandro invece gli chiede, dal punto di vista delle compravendite dei valori immobiliari, come prevedete si muove il mercato? È vero che, diciamo, sei più nella parte, come dire, Stefano è un po' più nella parte di gestione, quindi che di compravendita, però diciamo è interessante il tuo punto di vista. Assolutamente sì, io posso rispondere in questo modo. Io penso, ed è un dato di fatto, che anche il mercato immobiliare, non tanto forse inizialmente per le compravendite, quanto quello degli affitti, subirà una contrazione. È Sì. fisiologico che subirà una contrazione, già sta avvenendo. Questa contrazione comporterà che molta dell'offerta, che prima molto diciamo del portafoglio degli immobili che prima erano gestiti verranno iniettati, verranno immessi nel mercato. Quindi ci sarà molta offerta di immobili, sia probabilmente anche in compravendita, bisogna anche capire quanto durerà questa crisi, ma sicuramente anche in affitto. In questo caso qua bisognerà essere molto attenti, molto veloci nel cogliere quelle che sono le occasioni che si presentano, come succede in ogni crisi. Certo. E secondo me il problema che si verificherà sarà la mancanza di liquidità, nel senso che comunque chi più chi meno si troverà ad avere un impatto da un punto di vista proprio di liquidità in questo senso. E penso proprio che, te l'ho detto tante volte, Andrea, lo sai, la piattaforma di Trusters rappresenti un'ottima iniziativa, perché da questo punto di vista, anche per un property manager, e quindi parlo non solo come Rentopolis, ma anche, passatemi in termini, un competitor di Rentopolis, il fatto di trovare un sistema, una piattaforma che gli permetta di finanziarsi per rimettere in moto la macchina, diciamo, gestionale che aveva in passato, sia assolutamente uno strumento nuovo, perché di fatto stiamo parlando comunque di strumenti di nuova finanza molto interessanti. E quindi, insomma, ci sarà secondo me una contrazione, motivo per cui sarà ancora di più necessario farsi trovare pronti. Esatto, sicuramente servirà liquidità, d'altronde nei momenti di più emergenza che serve liquidità e noi ci siamo in qualità di piattaforma, noi siamo vicino a tutte le società di gestione perché crediamo molto nel modello diciamo, gestionale insomma, dei property manager seri e professionali come sei tu, come la tua struttura, assolutamente. Senti, mi sono scritto una cosa che neanche fa la posta è quanto mai attuale perché appunto leggiamo di quanto sia richiesta adesso in questo momento siano richiesti alloggi per i medici che ovviamente vengono chiamati a gestire una crisi inaspettata. Ma secondo te, perché di fronte a tutti è chiaro che il sistema ospedaliero si è trovato assolutamente impreparato di fronte a questa emergenza, no? E quindi i tagli, ma ripeto, sempre in maniera oggettiva, è stato chiaro che sono stati fatti tagli tali che non ci sono le strutture. Pensando a questo, secondo te verranno potenziati, cioè ci sarà bisogno comunque di potenziare gli alloggi
vicino a zone di ospedali, insomma di strutture ospedali. È una riflessione che faccio perché partirà a breve un progetto proprio vicino a strutture. Quindi mi chiedevo se secondo te è una cosa temporanea o una cosa che potrebbe avere un futuro. No, secondo me è uno spunto interessante perché già prima di questa crisi qua c'era un mercato proprio nelle vicinanze di determinati, chiamiamoli, centri di interesse, e gli ospedali lo rappresentano, che appunto verteva nel dare alloggi a medici, infermieri, ma anche parenti di malati, tutto diciamo quell'entourage che gravita attorno agli ospedali. Secondo me una delle cose che mi auguro impareremo come lezioni da questa crisi qua sarà proprio il fatto di capire che non si possono fare tagli to cure, perché poi nei momenti di emergenza questi tagli qua li paghi sulla pelle, li paghi molto caro. E pertanto mi immagino, insomma, che anche da un punto di vista di sanitario, mi auguro perlomeno possa servire da lezione. Questo significa molto probabilmente potenziare determinate strutture che, come sta succedendo già negli ultimi, secondo me, negli ultimi anni, tendono a essere centralizzati, cioè vengono chiusi, sono stati chiusi nel passato i piccoli ospedali e sono stati aperti invece delle strutture molto più grosse, degli ospedali molto più grossi. Questo significa ovviamente anche creare intorno a questi ospedali la necessità di strutture per vari motivi ed è anche una delle carenze attuali con cui purtroppo adesso ci siamo trovati a scontrarci per un'emergenza, ma che sicuramente ci lascerà il segno e ci insegnerà un domani invece di essere pronti. Ma penso anche ad esempio agli ospizi, all'RSA, a questi, anche agli ostelli se vogliamo, alle student house. Verrà rivisto completamente questo modello, perché saranno ambienti molto più isolati, proprio per evitare, se volete, anche contaminazioni o altre cose, perché sono convinto che ci sarà un retaggio culturale di quello che sta avvenendo adesso. Qualcosa cambierà sicuro, sì. Esatto, verranno ripensati anche gli alloggi post-degenza, probabilmente verranno ripensati, non saranno più camere o posti, tra virgolette, con degli spazi condivisi, ma saranno probabilmente molto più personalizzati. Certo. È una giusta riflessione, già abbiamo visto qualche tesi futuristica che gira, ma neanche tanto futuristica, proprio ieri ho partecipato a un webinar con un notaio e già lui diceva che si stanno attrezzando per, negli studi, tra virgolette, organizzare le persone in un determinato modo, quindi quando ci saranno di nuovo atti con 10 persone probabilmente verranno fatte istanze diverse con strumenti tecnologici che permettono questo, o addirittura da remoto. Lascio un po' di spazio alle domande, sei d'accordo? Sì. Quindi sono arrivate un po' di domande. Allora, Chiara chiede, buonasera, prevedete che possano essere strategici gli investimenti sul risanamento delle proprietà immobiliari, inteso come manutenzione straordinaria e on staging, in vista della ripresa in primis del medium term? Ecco, scusami, facciamo una piccola, insomma, precisazione. Che cos'è lo short e il medium prima? Sì. Poi se ti va di rispondere a Chiara. Certo. Allora, tendenzialmente per short si intende quegli affitti che vanno da un giorno a 30 giorni. Questo viene di solito definito short term. Medium significa da un mese a 18 mesi, diciamo. Sono quelli che vengono definiti cosiddetti transitori. Poi va da un mese ai 12 mesi, tendenzialmente. È corretto quello che secondo me dice Chiara, nel senso che giustamente lei non ha parlato di short ma ha parlato di medium, perché penso che il primo mercato che inizierà un po' a muoversi sarà proprio questo, sarà quello del medium, non sarà subito almeno perlomeno quello dello short. E sicuramente, come dicevo prima, ci sarà la necessità di innovarsi. E per rinnovarsi significa anche rinnovare le proprie strutture, nel senso che, gioco forza, ci sarà, come dicevo, molto portafoglio sul mercato, verranno rimessi sul mercato molti immobili.
che non significa solo dei gestori, dei property manager, ma pensiamo anche ai privati che prima si mettevano la propria abitazione, la seconda casa su Airbnb. Adesso questi ancora di più saranno colpiti da questa crisi e probabilmente ci penseranno due volte prima di dover appunto rimettersi a organizzare questa struttura. Lì ti dovrai differenziare dai tuoi competitor. Come ti differenzi? Ti differenzi tramite la distribuzione e pertanto essere più visibile su più canali, su altre utenze. Ti differenzi per la struttura stessa. Quindi le strutture più belle evidentemente saranno le prime a essere prenotate. Quindi la domanda è assolutamente sì. Cioè bisogna puntare sulla riqualificazione e riqualificazione di qualità, insomma. Immagino. Assolutamente sì. Ok, passo a Francesco, sono arrivate tantissime domande, quindi te le faccio una dietro l'altra. Ciao Francesco, ciao Andrea, ciao Stefano, ciao a tutti, piacere di ritrovarvi. Quali consigli potete dare ad un property manager per gestire al meglio il rapporto con i proprietari di appartamenti? Su quali punti di forza dobbiamo puntare per non perdere la gestione di appartamenti? Francesco, ha fatto un'ottima domanda, perché è ovvio che in questo momento sono tutti preoccupati. Sì, allora io effettivamente è un consiglio che do sulla base della mia esperienza, però ovviamente è un consiglio molto soggettivo da entrambi i punti di vista, non solo perché lo do io soggettivamente per il mio modo di pensare, ma perché lo si dà a dei proprietari che ragionano con il loro modo di pensare, quindi non è un consiglio che purtroppo può essere valido erga omnes. Però in questo momento qua il consiglio che do è quello di essere trasparenti, quindi parlare, chiamare i proprietari, spiegare appunto la situazione, spiegare se si è in una condizione di emergenza, di liquidità, di flussi di cassa e quant'altro, spiegare anche quali sono le strategie, che cosa si sta pensando per uscire da questa liquidità qua. Però il consiglio che do è di agire e non aspettare, nel senso che ci troviamo in un momento in cui c'è una sorta di emorragia. Se in qualche modo non ci si mette un tampone o qualcosa, perdonate il gioco di parole tampone, adesso forse non è il termine più... è un nome che va di moda, è una cosa che va di moda il tampone. Esatto. E si corre il rischio di ingrandire ancora di più questa emorragia. Quindi, secondo me, è preferibile approfittarne in questo momento qua, e visto che comunque il lavoro del property manager si basa molto sulla fiducia che i proprietari danno al gestore del bene che loro hanno più importante, cioè la loro proprietà, il loro immobile, a maggior ragione consiglio, utilizzate questa fiducia che vi hanno dato per spiegare qual è la situazione e quali sono le previsioni per uscire da questa situazione. Quindi diciamo, un punto è sicuramente avere le idee chiare, non nascondersi, quindi non tralasciare il fatto che effettivamente la situazione è grave, puntare sulla fiducia e probabilmente avere un piano alternativo, cioè dire, avere idee chiare su quello che può essere il futuro. Assolutamente sì, bisogna avere un piano B in questo momento qua, è un dato di fatto. Ok, Ciro dice, l'immobiliare in questo periodo, ciao Ciro intanto, si sta confermando l'investimento a medio-lungo termine indubbiamente più sicuro. Milano, avendo una domanda più alta dell'offerta, sono sicuro che reggerà il mercato, d'eccezione riguardo il mercato degli investimenti a reddito che subirà una leggera flessione. Sì, quindi Ciro dice reggerà di più il mercato della compravendita, ci sarà una leggera flessione invece nel campo degli investimenti a reddito. Allora, d'accordo nel breve periodo, ma sicuramente nel lungo invece, proprio per questa flessione, secondo me ci sarà una spinta maggiore nel mercato a reddito, cioè le compravendite reggeranno, anche quelle penso che subiranno una piccola contrattura, ma sarà uno stop più che uno stop temporaneo. Ripartiranno molto velocemente perché comunque la necessità anche di comprare case resta, ma a maggior ragione secondo me ci sarà anche la necessità di andare a stare in case. E comunque torno a quello che dicevamo prima, l'Italia resta, se non altro per un patrimonio naturale che abbiamo ereditato da 2000 anni, una delle mete turistiche più attrattive del mondo.
Quindi, sebbene ora ci troviamo a vivere in questa situazione, è una situazione che è destinata a finire, che farà ripartire uno dei settori che al momento, cioè non dimentichiamo, pesa quasi un 4% del PIL, mi sembra, che è il turismo. Tantissimo. Ecco, Luca fa una domanda, vabbè, più a me, quindi buonasera, ma i manager di Trusters, come vede in questo momento gli investimenti per immobili a mettere a reddito? Ma allora, Luca, posso dirti che io le vedo bene in proiezione l'investimento per immobili da mettere a reddito. Credo moltissimo, ho detto anche prima a Stefano, stiamo studiando appunto delle proposte, partirà probabilmente già entro fine settimana, il primo di settimana prossima, un prodotto a reddito, e tra l'altro verte un po' in quello che è un'emergenza oggi, che è l'emergenza sanitaria, e va a soddisfare una domanda che oggi c'è, che è incredibile, e quindi questo imprenditore si sta attrezzando per questo. Sono sicuro, come Stefano, che ci vuole un periodo di assestamento, quindi stiamo studiando dei modelli che gradualmente potranno anche venire incontro alle società di property management, restituendo dopo un periodo di preammortamento il prestito. Trusters ovviamente non è una banca, gli investitori, tutto si basa sulla fiducia, quindi deve essere molto capace il gestore di proprietà a spiegare il suo modello di business. Tra l'altro, io sono in contatto giornalmente con delle agenzie immobiliari, e se il telefono non suona per le vendite, in realtà, e questo è reale, squilla invece per immobili in affitto. Quindi vi posso garantire che invece la richiesta per immobili in affitto, io posso testimoniare solo per la città di Milano, perché quella, diciamo, che seguo un po' di più, però c'è gente che sta cercando ancora. Guarda, Andrea, mi permetto solo di dire una cosa. Se pensiamo al grande esodo che c'è stato verso il sud delle settimane scorse, questo esodo qua, finito la quarantena, tornerà al nord, e necessariamente tante di queste persone qua hanno lasciato attualmente gli appartamenti che avevano e li ricercheranno. Certo. Le società che al momento hanno dovuto interrompere, chiudere attività, riunioni e quant'altro, torneranno a operare le grosse società, che vuol dire sicuramente, soprattutto secondo me, la città di Milano, che è stata molto colpita, ma che sono anche convinto di essere la prima che ripartirà, tornerà ad avere anche un flusso di persone che si sposteranno per lavori, per progetti che devono proprio che partiranno da Milano. Quindi sono convinto che sia uno dei primi settori che subirà una grossissima accelerata. Per quello dico, bisogna, secondo me, nelle difficoltà purtroppo di quello che stiamo vivendo, essere pronti alla ripartenza, perché sarà una ripartenza forte. Bene, è bello sentire questa positività, perché tutti i giorni con questi messaggi negativi, insomma, uno si deve anche ricaricare, ed è giusto essere anche, come dire, allineati in questa cosa. Io ho bannato tutte le persone negative dalla mia cerchia di amicizia. Chi mi manda un messaggio negativo, gli dico: guarda, hai sbagliato persona, quindi lo tolgo proprio dalla chat. Alessandro dice una cosa interessante: flessione o meno, ciò che cercherà il mercato residenziale è vivere in una casa ristrutturata, ben fatta, al giusto prezzo. E ti dirò, sembrerà una stupidaggine, ma con il numero di bagni giusto, con uno spazio che possa dare verso l'aperto, perché una cosa che sta venendo veramente fuori in maniera pesante è le abitazioni, l'oculo, sono estremamente pericolose. Cioè, la gente, ho amici rinchiusi in 38 metri quadri, che dico, senza balconi, che sono in panico in questo momento e fanno fatica. Quindi anche lì molte persone cambieranno direzione. Forse, parere mio, se prima che offriva immobili spazzature sul mercato aveva difficoltà a vendere, oggi l'avrà ancora di più. Chi offre soluzioni che ha in mano sentirà meno questa flessione, spero condividiate. Grazie del vostro tempo. Sono super d'accordo, quindi la qualità dell'abitazione. Parliamo ovviamente di prime case, certamente non l'immobile da investimento, comunque
per quanto riguarda la qualità degli immobili, ecco, l'immobile sicuramente, tornando a quello che diceva, sì, sembra chiara, sì, è giusto, cioè nel senso che comunque deve essere un immobile ben realizzato, ben pensato. Mi permetto solo di aggiungere una cosa, un punto importante, e non solo chi prima vendeva immobili spazzatura si troverà in difficoltà, ma anche chi magari non era così, non aveva una professionalizzazione di un certo tipo, si troverà ancora di più in difficoltà in questo momento qua. E qua torno sempre anche, permettimi di dirlo, al discorso dell'associazione, dove una delle cose che vogliamo fare è proprio dare formazione, fornire formazione in modo tale da avere dei property manager che un domani possano agire in maniera professionale, a 360 gradi, dall'innovare le strutture, innovare gli immobili, a dare un tipo di ospitalità di questo tipo. E è proprio un driver che abbiamo, una volontà, quella anche di cambiare marcia, di cambiare pelle al nostro paese e al modo in cui noi facciamo turismo nel nostro paese. Bello, questo è un altro messaggio super positivo. Francesco dice: buonasera, volevo chiedere a Stefano se da questa brutta esperienza i proprietari di seconde case avranno ancora fiducia nell'affitto breve o torneranno a valutare più interessanti gli affitti tradizionali. È un pensiero molto corretto. Bravo Francesco. Sì, allora guarda, io ritengo che l'affitto breve torni, dipende sempre ovviamente dalla piazza, perché la grossa peculiarità la fa l'ubicazione dell'immobile. Sicuramente sono convinto che in certi posti si riscopriranno magari i casali in campagna, gli agriturismi in determinati posti, quindi si riscoprirà anche un tipo, secondo me, di turismo nel borgo o quant'altro, meno da grande città, da un punto di vista turistico. Mentre invece lato business, queste grandi città, parlo di Milano, ma anche di Firenze, di Venezia Mestre, diciamo, Padova, Bologna, tantissimo, avranno subito una grossa spinta da questo punto di vista. E, quindi sì, cioè, fondamentalmente penso che lo short term subirà una piccola inflazione iniziale, però sono anche convinto che poi tornerà a distanza, come abbiamo visto, torno a citare i dati che sono stati diffusi su quella che è stata l'epidemia della SARS, a distanza probabilmente di 6 mesi, 8 mesi, la situazione si tornerà a muovere. Non sono sicuro, anzi lo dubito fortemente, che l'affitto cosiddetto tradizionale sia la soluzione, perché comunque è una era, e anche su questo mi auguro che il legislatore se ne renda conto, era uno strumento obsoleto. I contratti 4 più 4, stiamo parlando di una legge del 98, cioè di troppi anni fa. Adesso le persone si spostano, non dico ogni 3 giorni settimana, ma comunque raramente una persona resta in una struttura per più di 2 anni, secondo me forse un anno si sposta. Quindi c'è necessità, e mi auguro anche da questo punto di vista che il legislatore colga questa necessità di riformare anche questo modo di pensare all'affitto, cioè non può essere short term, long term. In mezzo c'è una Esatto. fetta che deve essere disciplinata e che è molto interessante. Anche questa è una cosa, è uno spunto giustissimo e di fatto è vero. Oggi chi rimane 4 più 4, che poi insomma è il classico affitto tradizionale, insomma è un po' una mosca bianca, le abitudini cambiano, le persone insomma cambiano alloggi più volte. Ti faccio ancora qualche domanda, stanno più o meno tante. Tanto siamo ancora a 65 partecipanti, complimenti a... Visto che abbiamo toccato anche punti sopra gli 80, Sì, quindi è andato molto bene, sono molto contento perché evidentemente è un tema molto caldo. Allora, chiede Alessandro, penso che ci sarà lavoro anche per le imprese edili, molti modificheranno gli spazi della propria casa principale. Guarda, posso darti la mia testimonianza, devo crearmi lo studio in casa perché, lo dicevo a Stefano, avendo 3 figli, sono sballottato da un locale all'altro, quindi passo da... mi manca solo il bagno, quindi per il resto l'ho girati tutti, quindi sono sicuro come te, molti modificheranno gli spazi dentro e fuori della propria casa. Stefano, cosa ne pensi?
Assolutamente sì, prima ho fatto la battuta, no? Ovvero che uno piuttosto di prendersi l'ultimo modello di macchina penserà di aggiungere una stanza o di avere lo studio, avere il balcone, avere il giardino, proprio perché questa esperienza qua ci sta anche insegnando a riscoprire degli spazi che prima magari in un certo senso quasi trascuravamo, nel senso che comunque la casa, certi aspetti, era vissuta per ci dormo e basta, perché poi sono in giro tutto il giorno, mangio fuori, faccio questo, faccio quello. E invece adesso la stiamo riscoprendo, cioè sta tornando a essere il nostro rifugio, la nostra casa proprio. E quindi sicuramente gioco forza, si tornerà a investire per far sì che questo bene, che non dico che non fosse utilizzato, era assolutamente molto utilizzato, spesso anche per scopo di investimento, venga ora pensato anche proprio per essere vissuto e non per essere sfruttato, passatemi il termine. Certo, beh, basta pensare che io, a parte la domenica, non ho mai fatto, insomma, riuscito a fare colazione con i miei figli, dalle piccole cose, insomma, magari anche delle lezioni. Il fatto di alle 8:30 fare colazione tutti insieme è una cosa bellissima che ho riscoperto. La vedevo solamente nelle pubblicità del Mulino Bianco, mia moglie che fa il ciambellone. Ragazzi, ma cioè, viviamo anche di queste cose, quindi certo. È anche bello riscoprire, insomma, la bellezza di queste cose, non fare come al solito tuffarsi solo lavoro, lavoro, lavoro. Allora, Fabrizio dice, buonasera, parlando di rinnovi, quindi di investimenti, come possiamo far capire ai nostri clienti, ovvero i proprietari degli immobili, che questo è il momento di effettuare eventuali ristrutturazioni? Quindi di sborsare denaro in questo momento da zero incassi? Questa è una domanda che secondo me cade a fagiolo per te, Andrea, nel senso che il problema è proprio questo, il problema è proprio dove trovo la finanza per far sistemare gli immobili o per fare cose di questo tipo qua, come la trovo sapendo già che le banche, purtroppo questa è la mia esperienza personale, ma possono dire anche altri, non saranno così favorevoli nell'erogare chissà quanta liquidità a tutti, perlomeno, quindi per forza si troveranno a fare delle selezioni. Bisognerà trovare degli strumenti alternativi e secondo me il real estate crowdfunding è uno di questi. Bene, mi fa piacere perché è quello con il quale vivo e sono convinto anch'io che in realtà come strumento alternativo, specialmente impiantato nei modelli a reddito, può funzionare. Perché con restituzioni mensili del prestito, ragazzi, oggi veramente c'è gente disperata che non sa dove impiegare i loro denari. Per quanto insomma, si piange su questa situazione, devo dire che di liquidità in realtà in Italia ce n'è tanto, quantomeno ancora ce n'è molto. Luca? Secondo me, se posso aggiungere, è anche un buon momento per investirla, nel senso che io personalmente non sarei così tranquillo nel metterla nel mercato dei titoli azionari, obbligazionari, metterlo in borsa per la volatilità e per quello che è successo, ma neanche onestamente di lasciarla ferma in banca. Quindi io sicuramente adesso come adesso la investirei nel mattone. Ok. Luca chiede, aggiungerei alle riflessioni fatte che la domanda immobiliare tornerà a spostarsi verso le zone periferiche o fuori città per ricercare metrature più generose e spazi all'aperto. L'avevi accennato, Stefano, è una giusta osservazione, Luca. Sì, lo condivido anch'io, poi sai, ci sono comunque sempre delle esigenze, nel senso che comunque, allora, da un lato sono sicuro che chi adesso si trova forzatamente a utilizzare lo smart working e vede che lo smart working funziona, un domani non dirà devo vivere a 500 metri dall'ufficio in centro, ma si può anche permettere magari di dire vado in ufficio una o due volte a settimana e magari altre volte lavoro da casa. Quindi da questo punto di vista sì. Dall'altra parte comunque necessariamente si ripopoleranno i centri, anche perché comunque la nostra società è organizzata in questo modo. Si pensi insomma anche culturalmente alle piazze, a quant'altro, anche ai beni diciamo di necessità, ai supermercati, ai negozi, cioè non penserei che i centri si spopolano a vantaggio delle periferie e il centro diventa una sorta di grandissimo centro commerciale, mettiamolo così, con negozi o altre cose.
comunque voglio dire, chi vuol vivere in centro sarà portato a vivere in centro. Sì, esatto. Per quanto riguarda invece Marco chiede, ho sentito le assicurazioni per la mancata locazione, ne avete esperienza? Cioè esiste un prodotto che come dire può garantire questa cosa, la mancata locazione? Ma allora, che sappia io, a livello di assicurazioni no, almeno non lo so, non può essere, ma non lo conosco. Sicuramente i contratti di locazione probabilmente andranno riscritti prevedendo anche delle clausole di forza maggiore, fra cui le epidemie. È vero, giusta osservazione. Bene, allora sono le 7:30, mia moglie mi chiama per vedere se posso andare a mangiare. Fantastica questa cosa, è il bello di lavorare in casa, no? È quello, poi butta la pasta, vabbè, queste cose estremamente professionali, però ci dobbiamo abituare, perché evidentemente il nostro lavoro cambierà anche in questo, forse diventerà anche un po' più umano, no? Quindi stamattina ho fatto una chat con i miei soci e mio figlio piccolino, perché vuole capire che cosa ci stavamo dicendo di così interessante. Io direi che, Stefano, secondo me è stato interessantissimo. Alessandro dice, in questi come la condisce la pasta? guarda, conoscendo mia moglie ci sarà qualcosa di piccante, sicuramente. In questi giorni, come direbbe Fantozzi, abbiamo 38 ore al giorno libere. Hai ragione, hai proprio ragione, Alessandro. Complimenti, conosco Stefano, non si smentisce mai, credo che questa esperienza darà ancora più valore alle nostre professionalità. In questo momento ci insegna che dietro l'angolo ci sono insidie che con l'improvvisazione non si affrontano. Bravo Vincenzo, assolutamente. Antonio, 92 minuti di applausi, addirittura. Wow. Bravissimo Stefano, è un grande... Stefano, dobbiamo rifarla questo webinar, visto che questi incontri... Sì, mi piacerebbe magari anche la prossima volta parlare, già l'abbiamo fatto tanto, ma parlare proprio anche dell'associazione, quindi farlo anche coinvolgendo altri property managers, perché ritengo che questa iniziativa qua, ripeto, anche quello che fanno queste piattaforme proprio di real estate crowdfunding, quello che fa Trusters, sia molto interessante per i gestori di case vacanze che adesso si trovano davanti al bivio di dire come faccio a ripartire, che strumenti ho a disposizione per rimettere un po' in fila tutto quanto e capire come tornare a correre come stavo correndo prima. Fantastico. Senti Stefano, io ti posso solo ringraziare, piovono un sacco di complimenti, grazie per la diretta, è stato un piacere insomma farla, perché comunque tutte nozioni interessanti, cose interessanti che ci hanno aiutato ad affrontare questo tema importantissimo. Visto che è andata così bene, direi magari ripensiamo a una nuova sessione, visto che piace così tanto. Sì. Va bene, allora, sì, per qualsiasi cosa, allora lasciamo entrambe le mail, quindi info@trusters.it. Chiaramente se volete sapere qualcosa in più relativa alla piattaforma, lo metto qua a tutti, giusto che lo scrivo a parte, che è molto semplice. Stefano, se vuoi ridire la tua mail, dove possono raggiungerti? Allora, la mia è info@rentopolis.it, se vogliono informazioni su Rentopolis, ma lascio anche quella dell'associazione, che è, guarda, lo scrivo se vuoi. Bravo, sì. Allora, okay. Metto info@propertymanagersitalia.it. Eccolo qua, dove ribadisco di nuovo anche per tutti i property managers, abbiamo deciso proprio per essere di aiuto in questo momento difficile di permettere l'iscrizione gratuita, e continueremo anche con newsletter e quant'altro proprio per informare tutti i gestori di case vacanze dalle Alpi alla Sicilia di quello che sta succedendo e accompagnarli anche in quello che sta succedendo. Ecco, quindi un po' rispondendo a Luca che dice, ritornando al legislatore che dovrebbe cambiare la legge sugli affitti, che ne dite della presa di posizione di alcuni sindaci che remano contro gli affitti brevi? Ecco, magari non prendiamo una posizione, ma diciamo che
Ecco, il potere associativo magari qualcosa può fare, cioè può fare Certo, era quello che dicevo prima, si parlava tanto della desertificazione dei centri storici, adesso sta avvenendo, e cosa succede? Quindi adesso purtroppo, ahimè, nella disgrazia, stiamo vivendo quello che certi legislatori minacciavano di voler fare, ed è un disastro. Va bene. Allora, grazie di nuovo, vi saluto tutti che vado ancora a mangiare la pasta di mia moglie e spero di ritrovarvi in un nuovo webinar, sempre su trusters.it, grazie a Stefano Bettanin di Rentopolis. Grazie a te Andrea, buonasera a tutti. Ciao a tutti, ciao.